Della Zenit Prato in casacca azzurra e il Prato 2000. La partita ha avuto avvio proprio in questo momento. La palla è per Servillo, attenzione Servillo, trova la battuta, calcia Servillo, la palla che si alza sopra la traversa. Rozzi rinviene Olivieri su Rozzi, il tocco è per Algerino, l'attacco è vivo, Algerino prova a passare, Algerino, la conclusione e la palla che esce davvero di un soffio. Formazione di Simone Settesoldi, Algerino non la recupera, poi interviene in maniera irregolare, qua mi si becca un cartellino, anzi è rosso per Algerino. Poi Baroncelli, prova ad andare Baroncelli, attenzione Baroncelli, la può mettere, la chiusura di Olivieri, Mearini, la conclusione, la palla fuori. Luigi va da Chianese, attenzione Chianese, all'interno dell'area Vollero ha una buona opportunità, colpisce il pallone di testa. Mearini prova a passare nello stretto, ancora gran suggerimento, Servillo, la conclusione, molto bravo il portiere Cecconi. Al termine del primo tempo il risultato è di 0-0, in becca Falteri dentro a cercare Vollero, la conclusione e la palla che esce di poco, parte Servillo, la battuta, la palla che esce di poco, che la può rimettere, ecco il cross di Mari, attenzione a Vollero, la palla è per Perugi, attenzione Perugi, la conclusione, la palla fuori di poco. Tanto attenzione, espulso l'allenatore del Prato 2000 Simone Settesoldi. Espulso Settesoldi in questo finale. Dingozzi, passa Dingozzi, rigore, no, è simulazione, sì, è simulazione ed espulsione, simulazione ed espulsione. Gori, Castiello, ancora Castiello, prova ad entrare nella di rigore, Castiello, conclusione, palla che finisce alta sopra la traversa. Caggianesi che poi va da Bagni, vediamo se calcia, eccola la battuta di Bagni, la palla fuori, calcio d'angolo e poi tutti sotto la doccia in questi ultimi secondi palpitanti del match. Chianese, Perugi, ancora Perugi, la mette Perugi, Brunelli, è finita qua, è 0-0 al Bruno Chiavacci, una grande impresa per il Prato 2000 che in 9 contro 11 riesce a portare a casa un risultato positivo.